Benvenuti a tutti al decimo house concert al Chronos Studio. Ormai ci stiamo abituando bene, perché a parte le defezioni dell'ultimo minuto i posti sono sempre strapieni, e anzi a volte purtroppo mi tocca anche lasciare a casa della gente, che mi dispiace. E mai e poi mai avremmo creduto, quando siamo partiti ormai più di 2 anni fa, che le cose andassero così bene, quindi siamo molto molto contenti. E poi stasera è una serata speciale. È una serata speciale perché dopo tanto tempo vi presentiamo quello che è il nostro nuovo disco. E dopo, chi un po' conosce la mia storia sa che ho scritto tanto in passato, e in particolare con Metamorfosi ho iniziato a suonare tantissimo in giro per l'Italia e un pochino anche per l'Europa. La Metamorfosi era seguito Chronos, e praticamente subito dopo, e dopo Chronos sentivo l'esigenza di fermarmi un attimo, e perché volevo intanto rallentare un secondo e pensare a quello che erano stati quei 2 anni, perché fino ad allora la mia musica veniva praticamente totalmente ignorata, mentre da un momento all'altro mi sono ritrovato a suonare in Inghilterra, in Polonia, in Germania, e tantissima gente inizia ad ascoltare la mia musica sul web. Quindi dovevo un attimo riordinare le idee, ragionare su tutto quello che mi era capitato e poi anche capire quale direzione volevo prendere, perché da artista è sempre una buona cosa cercare di rinnovarsi, anche rischiando di non piacere, sperimentare e andare verso strade nuove. Ed è così che ho intrapreso questa avventura insieme a Francesco, e avventura che è nata quasi per caso, perché al chiosco della Ghiara, che è un ristorante di Reggio dove all'epoca mi esibivo spesso, mi hanno chiesto dei duetti, e mi hanno detto che dovevano suonare in due. Allora non interessava cosa fosse il secondo strumento, ma volevano una persona che mi accompagnasse. E tra l'altro, aperta la parentesi, quell'estate hanno deciso di tagliare i gruppi perché la batteria faceva troppo casino e io ho fatto un batterista. Occhi terrorizzati al primo concerto. E praticamente all'epoca ho deciso di intraprendere questo percorso con la batteria proprio per quello che vi ho detto fino adesso, perché volevo sperimentare qualcosa di nuovo. Sarebbe stato molto banale, ad esempio, fare un pianoforte voce, come fanno tutti, prendere oppure un violino, un violoncello. Io volevo sperimentare, allora ho preso l'occasione al volo e ho preso Francesco. Le serate sono andate benissimo, anzi molto meglio di quando suonavo da solo, che dovevi farmi le domande. E da lì poi abbiamo deciso di iniziare a provare a fare qualcosa insieme. Qualcosa che da un lato avesse il mio suono, ma che dall'altro andasse verso nuove direzioni. E quello che è nato è questo disco che vi presentiamo qua stasera in anteprima mondiale, perché il disco uscirà fra 2 mesi circa, quindi. E stasera per la prima volta ve lo suoniamo tutto quanto dal vivo. Quindi anche grazie per la pazienza che venite qua ad ascoltare musica che non avete mai sentito e che vi toccherà assorbire per il prossimo. Il primo brano, che è il brano di apertura del disco, quelli che mi seguono l'hanno già sentito, perché è il brano che abbiamo pubblicato su YouTube, per far capire un po' verso che direzioni stiamo andando. Su YouTube in 2 settimane ha avuto 1500 visualizzazioni, un risultato incredibile per i miei standard, e che ci ha ripagato, insomma, del grande lavoro fatto. E del brano che andiamo a proporre adesso. E ultima cosa, poi prometto che sto zitto e inizio a suonare. Una cosa veramente bella per noi è suonarvi il disco dove è nato, che è una cosa che secondo me normalmente non capita, perché noi questo disco abbiamo composto praticamente interamente, quasi interamente qua dentro. E la grande sfida era portare una batteria qui dentro. È stato bravissimo, come vedete si è adatta al pianoforte, si è preso una curva,
quell'angolino e niente. E questo pezzo si chiama Universal Gravitation. Facile, può arricchire, ma può anche essere un grosso problema, perché in ogni caso intanto bisogna raggiungere dei compromessi, bisogna accettare che il suono che riuscirà non è quello che avresti avuto tu a farlo da solo,
Infatti mi sono reso conto che molti brani io non li avrei fatti così, e meno male che non li ho fatti io, perché come sono usciti mi piacciono molto di più. E in generale credo che sia anche una condivisione di ideali, cioè lavorando insieme a Francesco mi sono trovato molto bene, ma anche dal punto di vista umano, artistico, come ideali musicali, ma anche come ideali di vita. E penso che tutto questo è stato possibile solo grazie a questo, non contate il testo. Questo brano si chiama Whisper. Ed è un brano che vuole mostrare la mia gratitudine verso di voi, e, perché credeteci, noi amiamo questo e amiamo fare questa cosa, ma questa cosa può essere fatta solo se c'è qualcuno che ti ascolta, e, in particolare quando si tratta di scrivere brani propri e di portarli in giro.
E quello che è successo con Metamorfosi, con Chronos, di iniziare a girare tantissimo, fare tantissimi concerti, e avere tantissimi ascolti, e ripagare anche tutto lo sforzo che ci si mette nel comporli, e il feedback arrivato dalla gente è quello che ci permette di andare avanti, insomma. E quindi il prossimo brano è un brano di ringraziamento verso tutti voi e si chiama Love. Thank you.
in sequenza. Sono due brani molto brevi, ma credo molto, molto belli. E in particolare, per chi comprerà il disco, spero tutti voi, se no non uscirete di qua, troverà che il disco è dedicato, tra le tante persone a cui è dedicato, è anche dedicato ad Anas Albasha. Chi è? Anas Albasha era, dopo, un ragazzo siriano che praticamente ha deciso, mentre Aleppo veniva evacuata, questo ragazzo praticamente faceva il clown nei rifugi antiaereo per antibombardamenti, per praticamente cercare di rendere la vita un po' più facile per quanto possibile ai bambini presenti in questi rifugi. E Anas Albasha poteva andarsene perché a un certo punto è partito l'ordine di evacuazione e la sua associazione stava evacuando, ma non l'ha fatto, ha deciso di rimanere. E aveva 25 anni ed è morto sotto i bombardamenti di Aleppo. Ora, io credo che in una società come quella degli ultimi tempi, dove si costruiscono muri, dove si tende a chiudere le porte di casa e a farsi pervadere dalla negatività, persone come Anas sono le uniche persone che rendono questo mondo un posto più bello e un posto migliore. Ed è per questo che il prossimo pezzo è dedicato ad Anas Albasha e alle vittime di tutte le guerre. Flying away.
Più complicato di tutto il disco ed è anche quello più complicato da suonare. È un brano che è una colonna sonora, è nato prima che iniziassimo a fare questa collaborazione e per un cortometraggio prodotto da Fabio Fodero, che è un regista con il quale avevo già musicato un suo brano che era finito a Cannes nella sezione cortometraggi e sta producendo un nuovo cortometraggio e gli ho fatto la colonna sonora. E dopo è subentrato Francesco e mi ha aiutato a dare ulteriore colore a questo brano che è piuttosto complesso e rientra un po' nella difficoltà dello scrivere colonne sonore, perché mentre tutti i brani che avete sentito fino ad ora riflettono un mio o un suo stato d'animo, un qualcosa che noi vogliamo dire, la difficoltà di una colonna sonora è che tu devi riflettere lo stato d'animo di un'altra persona e tu devi capire cosa vuole comunicare quel film, devi capire cosa ti vuole lasciare, a volte sono anche concetti magari complicati da spiegare e questo è il miglior modo per farci la colonna sonora. È nato un brano, ripeto, molto particolare che mai poi mai penso che avrei scritto in condizioni normali. Questo brano ha lo stesso identico titolo del cortometraggio che ancora non è uscito ma spero che presto esca così lo potete vedere tutti quanti e si chiama This is not the strawberry season. Thank you.
Thank you.
giacca che sto letteralmente morendo di caldo. E, il prossimo brano è il brano che dà il titolo al disco. E tra l'altro nella versione del disco lo troverete con anche il violino, uno splendido violino suonato da Jacopo Cavalli. E, il prossimo brano è legato, che è un po' il tema del disco, alle ombre, ma non fraintendetemi. Le ombre in un senso positivo. E, io ad esempio trovo che la creatività, almeno nel mio caso, si manifesta molto di più quando c'è poca luce, al buio, in un'atmosfera con luce soffusa, ma anche calda e accogliente, in un'atmosfera intima, che è il posto migliore in cui io riesco veramente a scavare dentro di me e dopodiché a scrivere canzoni. E ad esempio nel mio caso è questa stanza, immaginatevi, spengo tutte le luci, un pochino accesa quella là, e in questa atmosfera fatta di ombre per l'appunto, io credo che si trovi l'ispirazione. E appunto a questo tema ci ho dedicato il disco. Il brano che vado a suonare è un brano abbastanza dolce e malinconico. E al pianoforte, quando si vuole suonare qualcosa di un po' più caldo e accogliente, si usa la sordina. La sordina è il terzo pedale, o meglio, il primo da sinistra del pianoforte. È stata inventata per non suonare a volume troppo alto, che essendo uno strumento che non ha volume, schiacciando la sordina il suono è a un volume più basso, però allo stesso tempo il suono è anche molto più caldo ed è anche più accogliente. La cosa mi fa ridere perché quando schiaccio la sordina i tasti del pianoforte si spostano, perché praticamente parti bassi che hanno una corda, i medi nel pianoforte hanno due corde e gli alti tre corde, la sordina fa in modo che venga sempre presa una corda in meno. E la cosa che mi fa ridere è che c'era Maria Pia che prima House Concert vedeva il pianoforte spostarsi e pensava, ma l'ha rotto! Oppure tipo, pensava gli occhi e li guardava e lo rivedeva lì e non capiva. Vero? Sono un'allucinazione. Anche perché magari io ne arrivo a metà canzone, infatti vedete che se lo schiaccio. Ma è tutto normale, è la sordina. Ci tengo a ringraziare comunque Maria Pia che ha curato tutte le grafiche, tutti i disegni di questo disco, l'abbiamo fatta dannare per diversi mesi, anche perché noi siamo sempre molto concettuali, abbiamo tutte le nostre balle. E lei doveva riprodurre in immagini i nostri viaggi metafisici e poveretta ci ha sopportato negli ultimi mesi, quindi ci tenevo a ringraziare Maria Pia per tutte le grafiche. E questo brano si chiama Shed. Thank you.
particolare, che è nato dopo un mio viaggio in Danimarca. E, in particolare, quando siamo arrivati in Danimarca, inizialmente c'era un tempo da lupi, immaginatevi, freddissimo, vento, c'era lei tutta imbacuccata, che aveva tipo le feritoie degli occhi per viaggiare fuori e nient'altro. E siamo andati, eravamo a Copenaghen e siamo andati a visitare quello che è considerato il posto più bello di Copenaghen, che è il Porto Vecchio, un luogo molto caratteristico dove praticamente c'è un canale che arriva dal mare e dove sono le case che hanno mille colori diversi. E sulla carta doveva essere un posto meraviglioso. In questa giornata pessima, non ci era piaciuto per nulla, insomma. Sennò che il giorno dopo, per fortuna, è venuto il sole, è venuto un super sole, lei è riuscita dal suo scafandro, e siamo tornati in quel posto, e quel posto era meraviglioso, incredibile. E allora, in generale, l'ho colta, poi sapete che noi artisti siamo sparaflesciati, ci facciamo viaggi per ogni cosa, l'ho colta un po' come l'occasione per parlare, se volete, delle opportunità, nel senso che la medesima cosa inserita in un contesto o con certe opportunità può apparire in un modo, e se valorizzata, se messa in luce, può apparire in un modo completamente diverso. Questo brano si chiama Nihaven, che tanto non so neanche se lo pronuncia corretta, e Nihaven è appunto il nome di questo porto. E come vedrete, il brano è diviso in settori, e i settori vogliono appunto riprodurre sia la fase spenta che la fase di luce.
avvicinarsi verso gli ultimi brani, vi faccio girare il libro Firme, Dediche e Insulti, dove sempre molto spontaneamente siete invitati e obbligati a scrivere quello che pensate di questa serata. Inizio a farlo girare adesso. E, come dicevo prima, abbiamo passato circa un annetto e mezzo rinchiusi al buio delle nostre stanze a comporre, sperimentare. Ho scoperto che è più pignolo di me, porca miseria. Io pensavo di essere una pignoleria abbastanza grande, ho scoperto che lui è diventato una roba, continuava a cambiare, ricambiare. Mi mandava i brani modificati e io non capivo neanche cosa avesse cambiato, ma non diteglielo, che dovevo farci molta figura. Alla fine abbiamo composto tantissimo materiale. Proprio mi sembra, avevano i render. Vabbè, non me lo poi. No, vi dicevo, abbiamo composto alla fine tantissimo materiale, talmente tanto che non poteva stare in un solo CD. E quindi abbiamo deciso insieme all'etichetta, perché il disco sarà pubblicato con un'etichetta italiana, di dividere il materiale e di tenere quello che era il primo nucleo di brani in Shadows e preparare più avanti, non so quanto, arriverà più avanti una seconda parte dove c'è un materiale abbastanza sperimentale. Ora, so che voi la prima volta che sentite questo sound, quindi già dovete abituarvi a questo. Noi già un anno e mezzo che ce l'ascoltiamo e non ne possiamo più. Quindi, preparatevi che questo sound è nuovo, ma è già vecchio, perché ne abbiamo già uno pronto in cantina che uscirà durante l'anno. Per farvi un pochino entrare in quello che sarà questa nuova release, abbiamo inserito un brano come ultimo brano di Shadows, no? Non è l'ultimo di stasera, ma è l'ultimo brano di Shadows. E questo brano praticamente riguarda la saga della Torre Nera. Ora, io sono un grandissimo lettore, spendo vagonate di soldi in libri, anche perché ho il difetto di leggere tantissimo e tipo, se compro un libro da 800 pagine, se mi piace, dopo due settimane l'ho finito. E questo è un problema, perché comunque è un problema per due motivi. Il primo è economico, perché ogni settimana compro un libro nuovo. Il secondo perché sono uno di quei lettori che quando una storia è veramente bella, è un pochino soffro a uscirne. Cioè, immaginatevi le grandi saghe dei grandi scrittori, immaginatevi ad esempio 7, 8 libri, 9 libri, non lo so, dove entrate in un mondo, passate un anno e mezzo a leggere quel mondo dove voi siete immersi, siete parte, e poi è finito. È sempre un grandissimo shock, è molto triste, perché mi guardi con quella faccia. L'ultima saga che ho letto è, sapete che ogni grande scrittore più o meno ha una grande saga, parlo di scrittori fantasy, e il mio scrittore preferito in lungo e in largo è Stephen King, e anche lui ha fatto una grande saga, che è la saga della Torre Nera, che mi ha letteralmente folgorato, e poveretta, lei ha portato una pazienza estrema, perché sa i libri meglio di me, anche se non li ha mai letti, li ho raccontati, andavamo a fare shopping, e mentre li raccontavo i Solans, il pistolero, e robe del genere, quindi insomma, si è dovuta sorbire tutta questa manfrina. Ho musicato questa saga. E quindi ho scritto dei brani che cercano di riprodurre i libri in cui è divisa la saga, e quindi sono brani un po' particolari, perché se ad esempio il libro, se in quel momento è un attimo più romantico, ho scritto un brano più tranquillo, se il libro è un attimo di guerra, ho scritto dei brani molto più, anche volendo, un po' l'orchestrale, colonne sonore. Insomma, tutta questa storia per dire che adesso vi vado a presentare The Dark Tower, La Torre Nera, parte 1, il
pistolero. Thank you.
prima guardiamo se è veramente bravo, come si vocifera, signore e signori, Francesco Camminati. Thank you.
anticipazione mondiale. Ora vi suoniamo l'ultimo brano preso da Shadows, siamo ormai verso la fine, dopodiché abbiamo una sorpresa per voi. E io ci tenevo a ringraziarvi per essere venuti e per averci regalato una serata magica. E non avete veramente idea di quanto sia bello e per noi suonare tutto questo dopo un anno e mezzo di continue modifichine che io non capivo neanche. E no, è un anno e mezzo di duro lavoro che spero vi sia piaciuto. Alla fine si sente. Ma io l'ho colto e tu. Sicuramente, proprio. Fatele anche l'altra versione. Perché... Avrei 4-5 versioni degli stessi brani da mandare. Lo fate, nel volume 3, no? Perché diventa una saga, no? Come per gli Stephen King. Le avremo tutte. Ma poi è bello che a volte mi scriveva tipo le 3 di notte, mi chiamava questo è 3 di notte, perché non dormo? Stavo lì ad ascoltare le cose. Scusa. No, perché la cassa al secondo... è fantastico. Tempi, scadenze, bisogna pure. Quindi, insomma, è stato molto bello per noi, dopo un anno e mezzo di sala prove, riuscire a suonarvi questo e partire da qua, perché adesso abbiamo un piccolo tour che inizia per l'appunto oggi. E quindi se lo spettacolo vi è piaciuto, potete, anzi dovete, venirci a vedere i prossimi appuntamenti, che sono. Allora, sabato prossimo siamo al Catome Stud a Reggio Emilia. Da non mancare, anche perché vi suoneremo anche alcune cose, insomma sarà una bella serata, c'è la possibilità di cenare, oppure potete venire dopo cena a vedere il concerto. Sabato prossimo a Catome Stud a Reggio Emilia. Dopodiché dovevamo avere un concerto a Modena che ci hanno rimandato, ma non so a quando, non so quindi se sarà anticipato o se sarà posticipato. Comunque vi segnalo che ci sarà questo concerto a Modena al Loft 350. Okay. Che è un localino molto carino, molto accogliente e anche lì vi consiglio di venire perché è un'atmosfera molto particolare. Dopo il Loft, anzi non lo so se è dopo, perché non so, non sarà il Loft, e prendiamo armi e bagagli e andiamo a suonare in Germania. Se volete venire, noi vi prendiamo su. E abbiamo due concerti, ormai mi sono perso il 31 che è 31 marzo e 1 aprile. E... siete sicuri del 1 aprile? Se non sono pulloni questi tedeschi. ma non, tra l'altro abbiamo una piccola parentesi, settimana prossima suoniamo al Catome se la locandina, l'evento ancora non c'è. In Germania sono 2 settimane che c'è la locandina del 31 marzo. Efficienza. E quindi porteremo Shadows lassù, in terra tedesca, dove abbiamo di fan che sempre ci sostiene e ci incoraggia e che non sarò mai grato al punto giusto verso queste persone che sono fantastiche. Tornate indietro il 9 aprile, insomma cercate la prima domenica d'aprile, è il 9 perché il 2 il 9. Il 9 aprile siamo di nuovo a Modena, sempre a presentare. Tra l'altro il 9 aprile forse anche con il violinista, quindi se volete venire a stare. E siamo a presentare il disco a Modena e siamo a presentare il disco insieme a Daniele Leoni, che per chi non lo conoscesse è un pianista di Modena, un caro amico e uno dei 3 fondatori insieme al sottoscritto di Pedala Piano, che Pedala Piano è un progetto di musica itinerante con il quale andiamo in giro sopra un pianoforte in bicicletta a suonare i nostri brani, cover, eccetera, eccetera.
E anche Daniele Leoni ha un disco in uscita e anche lui ve lo presenterà il 6. Quindi se venite il 6 aprile avete 2x9. Il 9. Il 9, no, dai. Avete 2x1. Dopodiché, il 30 aprile, saremo suonare a Milano. Se volete farvi una gita fuori porta, domenica 30 aprile siamo a suonare a Milano, circuiti dinamici. E non è finita qua, perché il... E mi pare il 21 maggio, comunque il sabato, intorno al 20 di maggio, sarò a suonare, purtroppo senza di lui, a Piano City Milano. Mi hanno già contattato per un evento e sarò a suonare anche là. Piano City Milano è un bellissimo evento per il quale per tutto il weekend ci sono concerti gratis di pianoforte ovunque, tipo 200 concerti. Quindi se volete fare un giro a Milano quel weekend ci sarò anch'io. E poi dopo, al momento, basta, ma qualcosina insomma faremo anche al chiostro, magari quest'estate. E questo appunto è il tuo di Shadows che parte stasera qua. So che lo siete già dimenticati, tenate, ma se andate su andreacarri.it concerti li trovate tutti. E vi consiglio di farlo anche perché qua si continuano a cambiarci le date, è già la terza data che ci cambiano. Come, anzi la quarta, anche praticamente ne ha sei date e quattro ha cambiato le date. Va bene, alla fine di tutta questa storia vi sogniamo quello che è l'ultimo brano preso da Shadows, che si chiama Phoenix.
compresa, è un brano che abbiamo deciso di fare oggi, oggi pomeriggio, eravamo qua a cazzeggiare, e il problema è che oggi pomeriggio l'abbiamo provato e ci è venuto benissimo, tipo, non è la prima volta che lo suoniamo, ma non c'era mai assolutamente. Saremo malissimo. Non ci è mai assolutamente venuto così bene, eravamo tutti presi dal fatto, poi è finito, ho suggerato, non c'era nessuno. Quindi dai, proviamo, vi salutiamo con questo... Thank you.
ringrazio veramente di cuore e vi ricordo che i concerti del Chronos Studio andranno avanti. Abbiamo già gli artisti per l'undicesimo concerto. Che sarà, non lo so, ma tenete d'occhio il nostro calendario che fra 3-4 mesi appena troviamo un angolino ci sarà l'undicesimo concerto. Per il resto potete seguirci nel nostro fantastico tour. Grazie mille e adesso giù c'è lo spazio cibo, sempre un momento molto atteso. Grazie mille.